Siamo a Io ne ho lette cose su Radio Icaro e Icaro TV e continuiamo la nostra rassegna sul mondo del sociale. In realtà parliamo di un argomento che rientra, diciamo così, nel contesto del sociale, ma non solo, un argomento più trasversale che ci riguarda tutti in modo molto molto diretto, e parliamo di ecologia e di cambiamenti climatici. In realtà, facendo una rassegna stampa, in questo momento c'è l'imbarazzo della scelta. Sono davvero tante le notizie che si rifanno a questo argomento. Partiamo ad esempio dallo speciale di ANSA sul COP26 e l'impegno dei leader mondiali: stop alla deforestazione entro il 2030, si parla anche di stop alle emissioni entro il 2050, ma sulle date, insomma, come sempre c'è ancora molto molto da discutere. Sul settimanale Il Ponte invece, sia il supplemento di questa settimana, Tutto Romagna Economia, che è dedicato proprio al clima nella nostra provincia, ovviamente, quindi anche i problemi di sforamento delle polveri del PM10 e anche degli interventi che il comune, le amministrazioni comunali possono fare, possono, diciamo, prendersi in carico per cercare di aiutare questo passaggio. Sempre sul Ponte, a pagina 10, si parla di transizione ecologica ed economica con un intervento di Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che è uno dei relatori delle quattro giornate di Taranto, quindi anche la Chiesa, poi da sempre con Papa Francesco, insomma, in prima linea per ribadire l'importanza di una attenzione, soprattutto di un rapporto diverso con l'ambiente. E poi arriviamo sul nostro News Rimini, dove un articolo ci parla degli eventi del fuorisalone di Ecomondo. C'è stata una raccolta organizzata anche da Basta Plastica in Mare, che ha riportato, insomma, tanta immondizia, tra cui chili di polistirolo, calze usate per la miticoltura e tanta altra plastica. Noi di tutte queste cose ne parliamo con un nostro amico, non è la prima volta che lo sentiamo e ci fa sempre piacere chiamarlo, ed è Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea. Ciao Sauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, di clima si parla tanto, se ne parla per fortuna sempre di più, però alle parole poi non sempre seguono i fatti. Il mare, così come cartina tornasole, ci rilascia ancora tanta immondizia, e anche dal tuo punto di vista, che in mare ci sei spesso, come vedi le cose? Cioè, queste parole hanno un seguito? La situazione in qualche modo migliora o ancora siamo davvero lontani da un cambio di rotta? Ma allora, hai detto giusto, si parla tantissimo, ma poi di fatto succedono pochissime cose. Io sono stato ad Ecomondo ad un convegno che c'era proprio sulla plastica in mare. Erano presenti associazioni di pescatori, erano presenti un po' tutto il mondo legato al lavoro in mare, e si parla tantissimo ma poi non si fa nulla. Se consideri che la legge salva mare presentata dall'ex ministro Costa 2 anni fa è ancora ferma al palo e non è stata approvata in Senato, un Senato che da questo punto di vista segna davvero il passo su una cosa importantissima come questa. Ora, come è messo il mare? Il mare è messo come 4 anni fa, 5 anni fa, cioè quando si dice appunto basta plastica in mare, bisogna ragionare anche con chi il mare lo vive tutti i giorni. E i pescatori, ad esempio, con cui noi abbiamo tantissimi contatti, con cui lavoriamo tanto, portano a riva continuamente la plastica, ma grazie al fatto che la norma non è ancora stata approvata non sanno dove metterla, o meglio, la mettono dei bidoni grazie all'attenzione della giunta, dell'assessore Montini in particolare, e grazie all'attenzione, al chiudere un occhio di era. Allora la questione è proprio tutta lì. Se vogliamo fare le cose dobbiamo dare un seguito alle dichiarazioni di principio, no? Cioè, un'ultima osservazione che ti faccio adesso, a parte che le date del riscaldamento globale, a quanto pare, vengono decise dai governanti e non dall'inquinamento, cioè è un assurdo. Noi sappiamo tutti che
siamo alla frutta, che siamo arrivati a un punto di non ritorno, e questi si permettono ancora di dire no 2060, no 2070. Cioè è allucinante il mondo in cui viviamo. Secondo me bisognerebbe proprio segnarsi tutte queste cose, e qui chi ci sarà a vedersi fra 30 anni e, come dire, insomma, capire quanto eravamo stupidi in quest'epoca. Davvero. Tra l'altro ti rilancio riguardo a quello che hai detto, un articolo uscito sul post.it dal titolo "Ripescare la plastica degli oceani è davvero una buona idea". Ci si riferisce al progetto di Ocean Cleanup, che appunto con queste navi e queste reti raccoglie la plastica, e poi nell'articolo, adesso senza diciamo facendola un po' breve, si evidenzia come in realtà i costi di smaltimento, di raccolta di questa plastica, anche l'inquinamento delle navi che girano con queste reti, forse in un rapporto costi e benefici viene detto: se questi soldi venissero investiti per evitare di produrre altra plastica ed evitare che finisse in mare, forse sarebbero spesi un po' meglio. E poi c'è un'altra cosa che chiedo anche a te: si parla proprio di una nuova microbiologia che si crea tra le creature del mare e la plastica. Cioè, che cosa succede? In qualche modo la plastica comincia a far parte dell'ecosistema marino? Sì, certo. Allora, prima di tutto dobbiamo considerare che la plastica in mare poi si frantuma e diventa microplastica. La microplastica ha delle dimensioni che spesso non sono percettibili all'occhio umano, e quindi si mescola a tutte le particelle microbiche che ci sono in mare, che sono miliardi e miliardi e miliardi. Ora, la questione è ovviamente sì, non smettere di battersi perché le plastiche vengono ridotte, perché non ci sia più la plastica usa e getta, perché ci sia più attenzione soprattutto nell'entroterra, perché vedi, la plastica che è in mare non è prodotta dagli utenti del mare o dalle città costiere, in stragrande maggioranza è plastica che viene giù coi fiumi, quindi sono spesso le città dell'entroterra. Noi abbiamo fatto 2 anni fa la pulizia nell'alveo del Marecchia, sulle 2 sponde, grazie a COP 3.0, e in quell'occasione abbiamo raccolto in 2 volte 80 sacchi di plastica. Quindi capisci che la problematica è molto vasta, e prima di tutto e soprattutto non è un problema di visibilità di quelli che vanno a raccogliere, ma un problema di cultura, cioè di lavorare sulla cultura delle persone, che è ancora una cultura, come dire, invasa e pervasa dal consumismo. Cioè bisogna cominciare a cambiare rotta, bisogna cominciare a ragionare che il consumismo deve cessare, che le cose non sono infinite, che le risorse non sono infinite, che la terra non è infinita, e che noi siamo una delle tante specie che abitano la terra, non la specie principe come molti di noi purtroppo pensano. Noi siamo una delle tante specie. Certo, serve davvero un profondo cambiamento culturale. Tra l'altro adesso c'è si parla tanto di clima, il discorso diciamo è tornato un po' anche sulle agende della politica, come ricordo era un po' nel 2019 quando sono arrivati i primi Friday for Future, cioè c'è stato un momento di grande attenzione, poi la pandemia ha messo una grande parentesi di 2 anni. Quanto ha impattato, scusa questo brutto termine, sì, però diciamo rende l'idea, questa parentesi dovuta al Covid sul clima in questi 2 anni? Ma diciamo che a quelli di noi che sono più sensibili gli ha aperto gli occhi definitivamente. Il fatto che molti selvatici si facessero vedere in città, ad esempio, il fatto che tutta una serie, cioè molti animali marini venissero verso riva. Io ti faccio un solo esempio: noi abbiamo iniziato nel 2019, e quindi ha avuto il suo inizio dal punto di vista formale un progetto europeo che si chiama Soundscape, che significa paesaggi sonori, ed è un progetto sull'inquinamento da rumore in mare, un inquinamento poco considerato ma estremamente grave. Ora noi abbiamo messo giù un idrofono, uno strumento molto
caro, costa 25.000 euro praticamente. L'abbiamo sommerso al largo della piattaforma Azalea, nei pressi della piattaforma Azalea, quindi a 16 km da riva, e per nostra fortuna, diciamo così, ma sfortuna generale, l'abbiamo messo il 2 di marzo del 2020, il 3, se non sbaglio, è cominciato il lockdown. E questo strumento l'abbiamo tenuto in mare un anno e mezzo, e andando a togliere le schede di registrazione periodicamente, nel primo periodo, nel periodo di marzo e aprile 2020, ha registrato solo i rumori del mare. Poi a partire da maggio è ripresa la piccola pesca ed è stata ripresa il traffico. Bene, c'è una differenza incredibile. Tu senti quello che è la natura, i rumori della natura nei primi due mesi, e poi senti invece quello che è il nostro disturbo, perché di disturbo si tratta, cioè motoscafi che fanno rumori incredibili, navi da crociera che fanno delle... E tutto questo perché nessuno si è mai preoccupato a sentire, a capire qual è il minimo o massimo di decibel in mare. Se consideri che alcune specie, a parte i cetacei che sono molto sensibili ai rumori, ma altre specie tipo le ombrine si ritrovano per la riproduzione grazie al canto, al cosiddetto canto delle ombrine, e non lo sentono, quindi non si ritrovano per la riproduzione. Cioè c'è veramente un nostro intervenire grazie a questa, io la chiamo stupidità, cioè questo pensare di essere solo al mondo e essere il padrone di tutto, il nostro intervenire in tutti gli ambiti della natura in modo disastroso e distruttivo. Basta, cioè il lockdown ci ha fatto vedere anche questo, e non escludo che sia anche un prodotto di questo, che sia un prodotto di una mancanza di attenzione all'ambiente. Però, per concludere, cambiamento culturale, ma come hai detto anche tu all'inizio, anche la politica deve fare la sua parte, cioè ci deve essere una creazione normativa per cui tutte queste azioni fanno parte di un disegno un po' più ampio. Sì, guarda, io sono stato a Ecomondo e sono molto preoccupato, perché a Ecomondo si è visto esattamente cosa sta succedendo, perché tutta la fiera era delle industrie, una fiera industriale sulla ricchezza urbana poi in gran parte, e mi ha fatto assolutamente impressione lo stand di Eni che diceva pronti per il 2050, ma pronti come? Aprendo un'altra piattaforma di estrazione di metano, la Teodorico, al lago di Comacchio. Cioè, voglio dire, sento tantissima demagogia, e poi nelle sale sopra c'erano tante discussioni invece su cosa bisogna fare o meno, ma l'industria in realtà non si sta fermando, non sta cambiando, sta cercando in tutti i modi comunque di guadagnare una barca di soldi. Guarda cosa sta succedendo con gli aumenti dei prezzi. Cioè, in realtà qui non sta cambiando la mentalità, è un modello diverso a quello che ci vuole. Bisogna cessarla, ovviamente con i dovuti tempi, eccetera, ma bisogna andare in quella direzione, cambiare il modello di sviluppo. E questo non si sta facendo. E non sarà facile, immagino, farlo. Ma no, perché non c'è la volontà neanche. Cioè, dire, è chiaro che i grandi investitori, appunto, di Eni, col cavolo che mettono i soldi, ma mettono i soldi in un'azienda se questa si mette a fare ecologico. Ora che renda, hanno perso una barca di soldi. Quindi è tutta una questione di denaro, è tutta una questione di accumulazione, ed è tutta una questione di modello di sviluppo sbagliato. Sauro, grazie molte per averci, insomma, riportato anche un po' con i piedi per terra, perché è giusto, insomma, alcune volte le sembra che i giornali ci raccontino che siamo arrivati alla soluzione, invece purtroppo ancora non è così e c'è tanto da fare. La soluzione è dentro di noi, ma non la vogliamo vedere. Ciao Sauro, buona giornata. Grazie a te, buona giornata, ciao.